penso che quello che dovrebbe fare il comune in questo momento, Pisapia e chi per esso, sia trovare una soluzione intelligente per salvare veramente Caprecavoli. L'autoscombero no, no, assolutamente. Io comprendo che la posizione di Pisapia è estremamente difficile, questo non c'è dubbio, nel senso mi rendo conto di questo, però credo che questa difficoltà lui potrebbe prenderla come una sfida, nel senso come un bivio, no? Dal quale si capisce chi è un bravo, un discreto governante, chi invece ha la capacità di guardare oltre e reinventare, cioè chi fa la storia. Doveva cambiare il vento, adesso ha cambiato idea lui a quanto pare, cioè questa mi sembra la logica. Invitiamo noi Pisapia a venire a far parte di Macao. Cioè, lo stiamo rimettendo tutti insieme a posto, anzi mi sembrerebbe dovrebbero essere anche contenti, perché c'è qualcuno che si sta spendendo per la città gratuitamente per creare comunque proposte, programmazioni, workshop e poi proprio per rimettere a posto fisicamente un luogo abbandonato. Non ha capito bene, cioè qui ci sono dei valori. Se io fossi Pisapia gli darei 50 euro al giorno per questo valore che questi ragazzi stanno mettendosi in movimento. Io non voglio mettere in discussione diritto della proprietà privata, non è questa la questione, però nella legislazione nostra dall'unità in poi, questa è una cosa di cui forse ci si dimentica, il diritto del privato è sottoposto a un diritto superiore che è il diritto dell'interesse di pubblica utilità. Forse sarebbe il momento di rimettere in circolazione questo principio del liberalismo. Gli spazi devono essere occupati, soprattutto se rimangono vuoti per anni senza che nessuno se ne occupi, ed è giusto che qualcuno ricominci questo movimento dando la possibilità alle famiglie e a chi ne ha bisogno di spazi aperti, autogestiti, di laboratori artistici. Secondo me è abbastanza vergognoso, cioè questo è uno spazio che è la prima volta che vengo, ma è dedicato alla cultura in una città che per la cultura spende veramente poco e impiega veramente poche risorse. La gioia di occupare un posto e di dedicarlo alla cultura autonomamente, un posto che sarebbe stato vuoto, secondo me è una iniziativa da approvare totalmente, soprattutto poi da Pisapia, da parte di Pisapia, un sindaco che si è proposto come il nuovo sindaco, una nuova immagine di Milano, una voltare pagina con il passato, boh. Mi lascia abbastanza perplesso questo tipo di dichiarazioni. So che non pensa questo, che non può pensare una cosa del genere, che anzi, visto cosa ha detto anche durante la campagna elettorale, uno spazio così dovrebbe essere un suo sogno realizzato. Che si autosgomberasse lui. Può darsi che Pisapia in quei giorni qua non abbia delle persone che gli dicono delle cose sane. Basta che parli di voti e vedi che lui cambia idea. Sono solo voti quelli che contano, quindi probabilmente io credo che qui ce ne saranno domani anche 20.000, quindi hanno il potere sti ragazzi. Io ho l'impressione che governare la città significhi farsi carico del desiderio, anche del diritto dei cittadini di riappropriarsi dello spazio. Qui stiamo parlando delle situazioni un pochettino più di fatto che dovrebbero insegnare, quindi al di là di una prassi della legalità in astratto, insegnare che ci sono dei momenti dove la legge, il pensiero e le istituzioni debbano sapere plasmarsi su una società e sulla gente, perché sennò se ci si plasma sulla gente soltanto quando si fa i programmi non si va da nessuna parte. Io penso che Pisapia dovrebbe venire qua a lavorare un po' con noi e poi magari se ne può pure andare lui.